Io non vedo l'ora e spero che anche voi siate pronti a ripartire con il grande cinema sul grande schermo. Per molto tempo ho creduto che il teatro e i concerti fossero l'unica forma di spettacolo dal vivo rimasta, e invece non è così. Il cinema visto in sala è uno spettacolo dal vivo. Credo nella sala, credo che sia un momento fondamentale dove uno spettatore può vedere un film, provare delle emozioni che non sono paragonabili con nient'altro. Il cinema è un luogo che fa parte di quel tessuto urbano così importante nella formazione di una persona, nella relazione che una persona ha con la propria città, un'esperienza inalienabile, molto importante, molto formativa. E naturalmente i David sono un'occasione per moltiplicare questo valore del cinema in sala. Il contributo dei David nel celebrare la magia della sala sarà molto importante adesso che da 2 mesi le sale sono chiuse, adesso che ci stiamo abituando a consumare i film e le serie televisive a casa nostra da soli. Ma come dicevamo prima, l'esperienza del cinema è un'altra. È proprio il rito dell'individuo nella collettività ed è proprio in questa, secondo me, vitalità plurale delle proiezioni in sala che il film ha il momento di massima vita. Il ricordo più vivo che conservo di 5, il numero perfetto, è poter osservare giorno per giorno l'emozione viva, commossa di Igort, che vedeva vivi i personaggi che per tanti anni erano stati custoditi nelle pagine del libro che aveva 15 anni prima immaginato. Fare questo film è anche scoprire una macchina nuova. Per me, che da 40 anni racconto con la carta, con le parole, con i disegni, questa è stata una magia nuova. Il cinema, per come io lo concepisco, è un rito collettivo, un rito magico che si svolge in questa grande sala buia, in compagnia di altre persone che hanno questa percezione solitaria e contemporaneamente collettiva di un grande racconto, di una favola che si svolge con un formato gigantesco, quindi ha qualcosa anche di ciclopico, di mitico. È per la sala che facciamo i film, li immaginiamo in grande e la sala è l'unico posto in cui veramente abbiamo modo di vederli come li pensiamo, come li sogniamo. Siamo alla vigilia di un evento importantissimo che senza la sala non esisterebbe. I David sono i premi di una categoria che è la categoria del cinema, che vive per quella proiezione lì. Ho avuto la grandissima fortuna di partecipare a quello che io considero sia un grande film, che è Il Traditore. È un grande film, ma lo è anche nella dimensione. È un grande film per la capacità del maestro Bellocchio, ma è anche un grande sforzo. È uno sforzo produttivo importante. E in momenti in cui è complicato fare film così importanti, ci vuole il coraggio di chi investe in una cosa che prima di tutto è un'idea. Io avrei tante cose belle che mi porto di questo film. La sua preparazione, le riprese, il rapporto con tutti gli artisti con cui ho lavorato, con gli attori, Pierfrancesco naturalmente, ma anche altri grandi attori. È stata una bella lavorazione in questo senso. Tutti i film che io ho fatto, con fortune diverse, sono passati per la sala. Noi siamo cresciuti, almeno della mia generazione, ma anche quella dei più giovani, insomma, nel rapporto fare un film per la sala.
se non c'è la sala, in qualche modo non è che le tue idee cambiano mentre fai il film, però è un approdo naturale per chi ha imparato a fare il cinema, come ho fatto io. L'anno appena trascorso è stato, secondo me, un anno straordinario per il cinema italiano, con film molto importanti e risultati che, insomma, hanno lasciato il segno sia in Italia che all'estero. Per questo motivo mi sembra fondamentale che i David di Donatello abbiano, come dire, tenuto duro e credo anche che sia piuttosto importante che tutti riescano a cogliere il significato di questa serata, quindi un cinema che vuole far sentire la propria presenza, non vuole abbandonare né gli spettatori né i lavoratori che hanno contribuito a realizzare questi film. Io spero che le sale possano riaprire presto e spero soprattutto che i produttori e gli autori continuino a fare film per il cinema perché abbiamo bisogno di questo tipo di energia. Dobbiamo, secondo me, tornare a percepire il luogo sala cinematografica come luogo fondamentale per la fruizione dei film. E in tutto questo percorso è senz'altro importante il ruolo che i David potranno avere quest'anno, perché la celebrazione della serata spero diventi anche l'occasione per raccogliere un po' le idee, cercare non tanto di celebrare i singoli film, ma un grande movimento che c'è stato fino all'altro anno e che dobbiamo avere tutti insieme la forza di non arrestare. Quell'attesa durante il film, appunto, aspettare che il film finisse, come dire, in attesa di conoscere quale sarebbe stata la reazione del pubblico, e poi la reazione del pubblico sono forse una delle cose più emozionanti che ricordo di questo film. Ricordo esattamente il momento in cui Mario Martone, regista del Sindaco del Rione Sanità, ha urlato a tutti quanti: Francesco ha finito il film. Ed è stato un momento emozionante, ma si è triplicata questa emozione perché è arrivato il capo macchinista e mi ha consegnato il ciak del Sindaco del Rione Sanità. Chi fa questo lavoro sa che cosa significa ricevere il ciak dalle mani del macchinista. Nel caso di Martin Eden, la presenza di Rai Cinema è stato fondamentale. L'apporto produttivo, il supporto attraverso lo sviluppo. È un film che abbiamo realizzato insieme. Tutto il percorso è stato fatto insieme, elaborativo, produttivo, creativo. E se questo film è stato realizzato in Italia, anche grazie a loro. Chi porterò con me sono le persone più importanti che hanno aderito al progetto e hanno supportato Martin Eden dall'inizio alla fine. Ma la sfida che ci attende è quella che va realizzata, per ritornare tra la gente e realizzare film. E per fare questo c'è bisogno di una grande spinta di vocazioni e di necessità di continuare a fare cinema e di essere tra la gente, per la gente. Il ricordo forse più bello è stato proprio alla fine del film, quando abbiamo fatto una proiezione test e abbiamo fatto vedere il film a 300 bambini per vedere quali sarebbero state le loro reazioni. E io l'ho visto insieme a loro, la prima volta che sono stato al cinema è stato proprio un'arena estiva e quindi credo che potrà essere una grande occasione per rivedere i film della stagione su un grande schermo. Pronti a ripartire col grande cinema sul grande schermo.